Beatrice, grazie per essere venuta a Filo Diretto. Grazie a Francesca e grazie anche a Cristina. E noi guardiamo un video di quando uno così ha delle idee rispetto alla maternità, alla gravidanza, a che cosa succederà, no? E il video in questione si chiama Oh Mamma Mia, è un pezzo di una serie di video realizzati da Alessandra Bonzi e Vito Robbiani. E guardiamo. Parla delle sette fatiche di Ercole, vediamo. Ehi, oggi vi racconto la mia esistenza in posizione orizzontale, perché affrontiamo il tema della gravidanza. Bella, bellissima la gravidanza, periodo in cui, complici gli ormoni, la vostra vita vi sembra sorridere. Certo, come no? Siamo costantemente bombardate da immagini di pancioni fantastici, momenti di intimità, con la panza che farebbero invidia a chiunque. E così, passato lo shock del primo figlio, qualcosa ci spinge verso quella romantica idea del pancione. Finché... Sbam! Incappiamo nella fatica di Ercole numero uno, la nausea. Questa sono io l'estate scorsa, nausea perenne per 3 mesi dal mattino alla sera. Tra il caldo, il pupo che detestava il mare e il senso di vomito perenne, l'entusiasmo per la vita è andato a farsi benedire. Io vorrei con me! Fatica di Ercole numero 2, la stanchezza perenne. Provate a correre dietro a un pupo come il nostro con tanto di panza. Porcaccia! Cosa stai facendo? Oh, le sette fatiche di Ercole! Fatica di Ercole numero 3. Cercare di mantenere alto il livello di sopportazione. Non so voi, ma tra gli odori che si sentono più forti, il senso di spossatezza che vi attanaglia, la panza che tira e si ingrossa... Dai, adesso mi arrabbio, eh? Lo sclero è dietro l'angolo. Ci provano a propinarci corsi di yoga e meditazione in gravidanza, ma quelli li lasciamo a Canalis e Company. A noi l'unica cosa che interessa è smollare i pupi e sbatterci sul divano. Fatica di Ercole numero 4. Occuparsi del pupo o dei pupi, appunto. Consiglio, delegate. Io ho delegato al papà il taglio di capelli e la messa a letto. Ad Emiliano non piaceva vestirsi da solo. Ho delegato il pupo ai nonni, alla tata, alla zia, all'altra nonna e ai bimbi più grandi del parchetto che ho responsabilizzato. L'ho persino iscritto a un corso di sci per poter bere un caffè con il sedere appiccicato alla sedia. Fatica di Ercole numero 5. Dar retta alle cavolate che ci dicono e che si tramandano da millenni. Hai la pancia piccola, hai la pancia grande, però sei in forma. Secondo me è un maschio perché hai la forma spigolosa, ma no, è una femmina perché sei rotonda sui fianchi. Bleh. Fatica di Ercole numero 6. Cercare comprensione nel vostro partner. Lui, poverino, non capisce perché abbandoniamo l'intimo da gara per infilarci i mutandoni della nonna. Reggiseno di pizzo, addio. Non so per voi, ma per me... panza e libido sono due concetti antitetici. Fatica di Ercole numero 7. Eh sì, mie care, possiamo anche fare le superwoman e andare a sciare fino all'ottavo mese. O sentirci pronte a crescere un esercito di marmocchi. Ma prima di tutto dobbiamo affrontare la fatica di Ercole numero 7, il parto. Se sopravvivo al parto e alle fatiche di Ercole che seguiranno, notti, urla, pianti, gelosie e tutto l'ambaradan, ci risentiamo, promesso. Allora la facciamo entrare con tanto di prole al seguito e con noi Alessandra Bonzi. Eccola. Ciao. Ciao Emiliano. Ciao Margherita. Ciao ragazzi. Io ho visto Emiliano guardarsi quando piangeva nel video. E si è messo a ridere come un matto. È vero, anche noi abbiamo riso tantissimo. Sì. Sono delle telecamere. No, delle caramelle. Ah, vuoi una caramella, Margherita? Ma può una caramella? Perché tanto ormai voglio dire... Siamo senza regole. Guarda che le sta guardando anche Emiliano. Ormai. Emi, prendi tu questa. E mangia la Raffaella. Ok. La Raffaella che è la tua maestra, la mangia. Sì. Vedi? Allora, diventare mamme. E gestire due... Quanti anni hai, Emiliano? Sei. Marghe, quanti anni hai tu? Tre anni, bene. Non ha voluto il microfono oggi. Cosa fate domenica? Che giorno è? Domenica
È la festa della mamma. Ah, oh, sì, ma c'è una sorpresa oppure sì. Ah, no, quindi non possiamo chiederti nulla. No, sì, posso dirlo. Vuoi dirlo? Ma non so, sai, sei sicuro di volerlo dire? Perché lei lo sa già. Ah, ok. Me l'hanno già dato in anticipo. Ah, ok, allora sentiamo. Ma l'avete fatto a scuola? No, perché a scuola non abbiamo fatto niente. No, oh, è vero. Okay. Ma quindi tu da solo l'hai fatto? Sì, ma non a scuola però, a casa. Con Daddy Vito the Artist. Ah, racconta. Daddy Vito. Racconta, Amy, che cosa avete fatto? Ho fatto un disegno che quattro persone, che erano delle mamme, avevano visto che abbiamo fatto tutti noi maschi un cuore gigante. Grande come? Fammi vedere. Così. Così grande. E cavolo. Poi un disegno con un cuore così grande. Sì. Ok. E gliel'hai già consegnato alla mamma? L'ha già ricevuto? Sì, però non ancora preciso. Non ancora preciso. No, e infatti l'abbiamo lasciato a casa. Va bene, ce lo farai vedere poi un'altra volta. Mentre Margherita Margherita prende l'altra caramella perché le piace di più, giustamente. Perché questa me l'ha rifilata, non so se avete visto, me l'ha fatta colare sulla maglietta. perché io arrivo al lavoro con una maglietta più o meno decente e torno a casa la sera e la maglietta è da mettere in lavatrice. E quindi com'è essere una mamma di 6 e 3 anni? E... Ma allora, rispetto al filmato, sì, dove c'era appunto, se penso a Emiliano che si aggrappava alla scala, devo dire che la mia vita è migliorata. Certo, sono fasi, no? Sono fasi. No, adesso... No, lì ovviamente, no, mamma mia, scherzavo sulla gravidanza. Era un periodo in cui avevo un sacco di paura, perché ovviamente avevo il primo bimbo che scalciava, si arrabbiava. E ho detto, se me ne capitano due così, sono fritta. Poi invece... E invece alla fine... Adesso lei ha iniziato a dormire da quasi un anno e quindi la nostra vita è diventata... Quasi un anno, da agosto dell'anno scorso, e la nostra vita ha fatto un picco di positività. Perché dopo ha fatto un salto e ha mangiato caramelle e basta. Davvero? Guarda, cioè, mamma, che esce sangue. Amore, ma quindi lui si prende molto cura di te? Sì, è sì. Vero? Amy, vai d'accordo con Margherita, tra l'altro? Più o meno. E con la mamma? Ci litighi o vai d'accordo? Più con la Margherita o la mamma? La Margherita, perché lei è una mia figlia bellissima. È una figlia bellissima. E poi l'amo. L'ami, anche la mamma però. Sì, solo certo. Che quando poi urlo, ci sono i pezzi di Lego per terra, chi li ha messi? Ma non perché, mi ama più. Perché ti sono finiti sotto il piede. È il classicone. Poi adesso abbiamo costruito, lui ed Eddie Vito, hanno costruito una morte nera che è grande come il divano. Che cos'è, scusami? La morte, l'astronave di Star Wars. Ah, sì, davvero? Solo che creazione di David Emiliano, non l'originale. Hanno preso tutto il Lego, tipo i 15 kg di Lego che avevamo in casa, e ci hanno costruito un'astronave con quanti ometti? 27, 30, 20. Ci sta dentro anche Emiliano. Ci sta dentro anche Emiliano, c'è dentro la Margherita, ecco. Siamo dentro tutti. E quindi ogni 3x2 inciampo sul Lego in casa. E partono. Che è bellissimo. Soprattutto sì. È una goduria pazzesca. Sì. Qui ci sono quelli lì che sono grandi. I pezzi di Lego? O ci sono quelli piccoli che mi si infilano nelle unghie? Mamma mia, non parlarmene, no? Un male. Un male cane! Come Ma fai? Poi quando sei colta impreparata dal pezzo di Lego che ti si incastra sotto e dici, porca vacca! Sai, no, è terribile. Fai? Quando torni dal lavoro così. Ma com'è facile poi combaciare il lavoro? Quando torni dal lavoro, l'altro giorno, che voleva darmi il regalo della festa alla mamma più il regalo del mio compleanno, sono tornata ed erano stati una giornata con Daddy Vito. Daddy Vito e papà. Potete immaginare com'era la casa. Sì, io sono tornata dopo una giornata di fatiche. Ma i bambini però erano felici. I bambini erano felicissimi. Certo. E certo, erano lo stato brado. Come potevano non essere felici? E lì ho tirato fuori tutta la mia furia proprio. Perché poi quando arrivi a casa è così, dici, aspetta. Esatto. Ho fatto così più o meno. E quindi quando si arriva a casa la sera, ma dopo ce la si fa. Ma quando mamma fa così, dove scappate voi? Vi nascondete? No, però di solito facciamo wata. Ah, che bello. Okay. Lo scudo. Quindi vabbè, si riesce comunque. Si riesce, no, devo dire che appunto adesso secondo me va sempre meglio. È stato duro i primi 2 anni quando soprattutto Margherita non dormiva di notte. E allora è chiaro che arrivi ogni tanto al lavoro e ti dici, ce la farò a superare le 3:30 di pomeriggio, quando ti viene proprio l'occhio da pesce che
Oppure quando scrivevo i testi per i servizi e non riuscivo a trovare le parole, dicevo: aspetta, questo com'è che si chiama? E non mi veniva il nome tavolo. No, è quello terribile. Quello è terribile, o non riesci. Ragazzi, no, le vostre caramelle entro stasera. Ma tu ragazzi, pensi che sia solo una fase o il fatto che poi arriverà l'adolescenza? Vorrei non pensarci. Okay. Sì. Adesso passo mi per godo, passo. Mi no, godo ma perché le momento. Mangia le mie maestre, quindi le mangi anche tu. Quindi vi rubiamo tutte le caramelle. Va bene, ma hai visto Cristina comunque c'è, è passata indenne. No, ma infatti, ma va bene Margherita, puoi portartele via se vuoi. E invece, no, invece Francesca comunque è in piena adolescenza. Due domande, sai. Sì, allora io veramente adesso non ci sto pensando, perché essendo uscita diciamo dalla fase di tunnel, quella ingombrante con passeggini, lettini, pannolini, ovetti, pannolini, adesso mi dico aspetta che magari ste vacanze, magari faccio sempre le vacanze estive, quest'anno magari mi diverto pure. E quindi mi dico, me le godo fin quando si può. E dopo ci pensiamo. Magari. E dopo ci pensiamo. Secondo me quest'anno ci divertiamo. Vero? Perché? 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 Cosa ti viene in mente? Per quale motivo? Ma forse perché perché si fa il casino e quindi... Esatto, quindi facciamo la baby dance. Tutte quelle cose che non vedo l'ora. A noi piace fare la baby dance in vacanza. Ma voi sì, sapete che lavoro fa la mamma? Ah, è vero? Emiliano, che lavoro la fa? R.S.CH. Come? La RSI. La RSI. La mamma fa la... Sì, certo. Fa... sì, fa la RSI. È il luogo di lavoro, esatto, della mamma. E questa domanda è stata posta anche ad altri bambini che hanno risposto in maniera creativa. Quindi vediamo questo servizio. I vostri figli sanno che mestiere fate? Molto probabilmente quelli più piccoli hanno una visione tutta loro del vostro lavoro. Viking Italia, rivenditore di prodotti e servizi per l'ambiente lavorativo, qualche anno fa ha svolto una simpatica indagine su 226 genitori e i loro bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni. La domanda era semplice: sai che cosa fanno mamma e papà al lavoro? Le risposte sono state assolutamente adorabili. Eccone alcune. Mamma pizzica le persone al lavoro e loro fanno aia, aia. Sono una massaggiatrice. Alcuni dei miei clienti sono, diciamo così, non proprio alti, muscolosi e di bell'aspetto. Mia mamma risveglia la felicità dentro la testa delle persone. Sono un'infermiera in un ospedale psichiatrico. A volte è un lavoro difficile. Mamma mette le nonne e i nonni a letto, gli mette i loro pigiama, gli lava i denti e gli dà il bacio della buonanotte. Mi occupo degli anziani. Sono davvero gentili, ma non è un lavoro particolarmente emozionante. Il lavoro di mia mamma è arrestare i poliziotti cattivi, li sconfigge con i suoi meravigliosi superpoteri. Sono un avvocato criminalista di casi che riguardano poliziotti coinvolti in reati. Il mio lavoro è avere a che fare con un sacco di scartoffie. Beh, abbiamo chiesto che lavoro fa la mamma. Magari, Emiliano, sai anche dirci che lavoro fa il papà? Lui lavora alla Supsi. Lavora alla Supsi? Ah, bravo, sì, anche. Ma non fa anche il parrucchiere? No. Mi ha tagliato. Sabato me li taglia perché anche vado a calcio, quindi mamma, se no faccio bududu. Ah, devi okay. Il parrucchiere ufficiale di famiglia da quando è nato, non so se l'avete visto nel filmato. Sì, sì, sì. E la nostra tradizione è che Emiliano... Aspetta un secondo, oh, bella. Oh, un attimo. Aspetta un attimo, che gli tagliamo i capelli, lui può guardare l'iPad solo quando gli tagliamo i capelli e quando prendiamo gli aerei. E quindi figurati. Quindi praticamente ogni 3x2, mamma mi tagli i capelli, mamma prendiamo un aereo. E quindi Redivito è il barbiere di Siviglia della nostra famiglia. Io sono sempre molto orgogliosa di questo taglio che avevo io quando ero piccola e Vito quando era piccolo. Quindi se confrontate le fotografie siamo tutti uguali. C'è lo stampino proprio, esatto, uno dietro l'altro. Esatto. E quindi domenica che cosa farete? Andrete a fare un pranzo, visto che è la festa della mamma, oppure no? Pensavamo di andare all'H a vedere Pinocchio. Ah, che bello, ne abbiamo che parlato. Che lei me l'ha già visto anche, tra sei l'altro, andato con la scuola? Vuole fare il bis. Sì, sì, che poi avevo fatto... No, è saltato giù e poi si è fatto male. E poi c'era il gatto e la volpe che incorrevano tutti. Ma hai visto anche quando è uscito dal pezzo di legno? Hai visto quando Geppetto lo... l'abbiamo fatto vedere l'altro giorno. Beh, quindi, vabbè, è la festa della mamma, ma si va a vedere qualcosa, esatto, che piace a te. Che è un po' il destino delle mamme, no? No, ma gli piace anche la mamma. Assolutamente, non no, no. Visto. Io sono. Sì, sì, assolutamente. Queste Pinocchio. Cose qua piacciono anche a me.
devo tutta dire. La vita. Assolutamente. Perché bene. La festa della mamma deve decidere lei, non è che noi. Eh no, ma se gli hai già detto che vuoi andare. Abbiamo fatto una festa bellissima. Cioè, no, abbiamo fatto una torta per lei. Davvero? Era cioccolato con lo zucchero. Wow, ma buona sì. Anche. Allora, guarda un po' dentro lì e fai tanti auguri alla tua mamma e magari anche a tutte le altre mamme che ci stanno. Tanti auguri alla mia mamma e tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Bravissimo, grazie mille Emiliano, grazie Margherita, grazie Ale. Grazie Charlie, grazie. E noi ci spostiamo in cucina.